Si chiama Audu El Tosca ed è un pizzaiolo albanese con precedenti per maltrattamenti in famiglia, che da poco ha perso anche il lavoro, a quanto sembra per l'abuso di sostanze stupefacenti. L'uomo che la scorsa settimana avrebbe compiuto due rapine violente, una di seguito all'altra, in centro a Padova, aggredendo alle spalle due 64enni che stavano passeggiando, colpendoli con un forte pugno alla nuca, tanto che uno è svenuto e l'altro non ricorda più nulla. Pochi gli elementi nelle mani degli investigatori, che infine sono risaliti a lui attraverso i tentativi di prelievo con il bancomat delle vittime, ma anche grazie all'aiuto dei cittadini. La rapina è il reato proprio che per definizione c'è una vittima che di solito collabora e ti dà delle descrizioni, degli elementi su cui lavorare. In questo caso, per la modalità di esecuzione, cioè colpiti da dietro, svenuti, non avevamo testimoni. La fortuna è stata che Padova è una città che è sensibile e addirittura ci sono state due persone che ci hanno chiamato per dirci: guardate che io ho delle telecamere, vedete se può essere un commerciante e anche un privato, che ci hanno chiamato per dirci: ho delle telecamere mie, se volete potete venire a vedere se c'è qualcosa di vostro interesse. Tentando di non farsi scoprire, Tosca era anche passato da casa a cambiarsi i vestiti prima di dirigersi al bancomat, ma gli investigatori hanno trovato tutti gli indumenti nella perquisizione a casa sua, compreso un cappellino con la scritta Wanted. E infine l'hanno bloccato poco prima dell'aggressione ad un'altra vittima che aveva individuato. Nei due colpi aveva rubato in tutto 360 euro. Quindi una persona pericolosa che probabilmente potrebbe aver colpito anche oltre quello che avete finora provato. Pericolosa perché per la natura proprio dell'esecuzione degli eventi erano pericolosi. Ricordiamoci che un soggetto è stato ricoverato in ospedale con trauma cranico commotivo, quindi poteva essere, soprattutto su un soggetto, pensiamo, magari più debole, malato o più anziano, poteva essere, avere conseguenze anche peggiori. Adesso dobbiamo vedere se questo soggetto si è reso responsabile di altri eventi. Abbiamo trovato dei telefoni cellulari che sicuramente non gli appartengono, rotti nel vetro, quindi evidentemente da caduta. La domanda ci facciamo: sono riferibili altre rapine e questi sono caduti durante la colluttazione? Non lo sappiamo, faremo accertamenti e casomai contesteremo anche questi nuovi episodi. Grandi rischi per bottini che alla fine erano molto esigui, da cosa era mosso? Verosimilmente lui è, per sua stessa definizione, un assuntore di sostanze stupefacenti, che aveva perso il posto di lavoro. E questo sicuramente è la ragione, la necessità di avere del denaro per acquistare lo stupefacente.